Vabbè, che Bale è un avversario difficile, in casa ha vinto 6 partite. Penso che primo tempo abbiamo fatto bene, alla pari, secondo tempo penso che abbiamo giocato più per non perdere che per vincere. E quando lasci giocare una squadra come Bari, vai in difficoltà. A parte che poi la partita è stata decisa da una punizione, autogol, che è stata spostata 5 metri più avanti. Penso che se si batteva dal posto dove c'era fallo, il gol non poteva fare mai. Vabbè, Bari sta facendo benissimo in casa. E fuori, facendo solo 2 punti, è strano. Si sentono meglio qui, ci provano di più, penso. È strano, ma noi per ora abbiamo perso dei riferimenti, forse. Forse manca qualcuno, giochiamo con tre di cui siamo sempre tre in linea che non possono giocare mai insieme e quindi non ci viene. A parte che poi penso che la palla più importante della partita ce l'aveva Mancuso che purtroppo non ci è arrivato. Dei assenti non si può parlare. Non c'è, si gioca senza, non è che un giocatore cambia la partita. Io ripeto, come atteggiamento, secondo tempo eravamo troppo passivi e abbiamo lasciato giocare Bari. Io ripeto, se giochiamo come secondo tempo di Palermo, come primo tempo oggi, possiamo giocarcela con tutti. Vabbè, cambio avanti perché Del Sole non ha fatto bene oggi, a parte che ha perso tanti palloni, è stato sempre largo da dove non può far niente. E il terzino perché Zampano non mi seguiva in prota, che è un riferimento e se il difensore non lo prende o ci arriva sempre tardi, è normale che la squadra avversaria costruisce qualche cosa. Ma una vittoria importantissima in una partita difficilissima. Lo sapevamo prima e lo confermiamo dopo. Siamo contentissimi del risultato che abbiamo ottenuto perché l'abbiamo fatto contro una squadra di livello, concedendo pochissimo agli avversari e creando diverse occasioni da gol e credo meritatamente portando a casa 3 punti. Ma in campo ci sono anche gli avversari e oggi gli avversari avevano delle grandissime qualità. Nel primo tempo sono partiti molto forti, spregiudicati, aperti, hanno provato a giocare e ci hanno creato delle difficoltà soprattutto nel dominio del gioco. E negli ultimi 15 minuti siamo riusciti a conquistare un po' di campo, siamo venuti fuori, abbiamo creato qualche occasione e poi credo che dal primo secondo della ripresa abbiamo cambiato il ritmo del gioco, abbiamo alzato l'intensità, non abbiamo fatto respirare gli avversari creando tante azioni da gol, meritatamente andando in vantaggio e meritatamente alla fine portando a casa 3 punti. Direi un'ottima prestazione difensiva. Perché concedere poco o niente a un avversario che abitualmente crea tantissimo non è facile. Noi oggi siamo stati bravi a farlo e siamo stati bravi a creare il gioco, quindi in entrambe le fasi credo che abbiamo meritato questo successo. Per me oggi è una giornata particolare perché tanto tempo che sto nel calcio, era la seconda volta che affrontavo la squadra dove da tanti anni vivo insomma, in questo momento un po' la fase estiva perché la fase invernale. Mi sono spostato con la famiglia a Torino, però sicuramente a Pescara ho i miei cari, ho la mia famiglia, ho i miei fratelli, ho i miei amici di quando ero ragazzo e quindi mi legano dei ricordi bellissimi. E, come avevo detto in conferenza, mi auguro che da domani possano sicuramente riprendere il cammino e fare una grande stagione perché le qualità per poterlo fare ce le hanno e l'hanno dimostrato anche oggi.